Siamo qui con Pino Bonadonna, candidato del Movimento 5 Stelle nel Comune di Salerno. E siamo qui davanti al GESUS, dentro di discussione sui tributi locali, gli scappati. E insomma, volevamo chiedere al nostro candidato insomma, cosa intendesse fare in regione per, insomma, per garantire in qualche modo anche i cittadini che vogliono pagare le tasse, il giusto però ovviamente, a discapito insomma di questi enti che vengono ritenuti dei veri e propri vessatori anche dei cittadini, quindi come garantire i cittadini? Nel nostro programma regionale è prevista espressamente la soppressione, tra virgolette, di Equitalia. In che senso? Siccome nel 2006 c'è stata una legge che ha previsto che il servizio di riscossione spetta all'Agenzia delle Entrate, ma che questo servizio venga svolto da una società che a quel tempo si chiamava Società Riscossione S.p.A. e oggi si chiama Equitalia, la nostra proposta muove dalla considerazione che il rapporto d'imposta deve essere assolutamente unico. Il rapporto d'imposta è un complesso di rapporti. Prevede una fase istruttoria, una fase di accertamento e una fase di riscossione. Quindi noi dobbiamo restituire all'Agenzia delle Entrate la competenza in materia di riscossione. Per gli impiegati di Equitalia, che attenzione, sono entrati in Equitalia senza concorso, perché c'è un principio costituzionale che dice che negli enti pubblici si entra per concorso, saranno assorbiti e messi in un ruolo a parte che si chiamerà ruolo ad esaurimento dall'Agenzia delle Entrate. Deve cambiare tutto. Siamo di nuovo qui con il nostro candidato Pino Bonadonna al centro storico di Scafati, di fronte alla Caritas e alla mensa per le persone il quale sono totalmente in difficoltà, e ne vogliamo approfittare per parlare, per capire anche bene il reddito di cittadinanza. Sì, nel nostro programma regionale è prevista tra l'altro l'istituzione del reddito minimo regionale secondo il programma collettivo di inserimento secondo il mio programma personale. Che cos'è il reddito medio minimo regionale? È uno strumento di lotta alla povertà e all'esclusione sociale. È uno dei pilastri della cosiddetta linea strategica europea 2014-2020. Consiste essenzialmente in un aiuto monetario che viene dato a persone, a soggetti, a famiglie che si trovano in una condizione di rischio per essere vulnerabili economicamente e che cioè posseggono un reddito che è inferiore di oltre il 60% del reddito medio, anzi mediano nazionale. Allora, le persone in queste condizioni, in base alla legislazione europea e in base alla legislazione italiana, a partire dall'articolo 38 della Costituzione, hanno diritto, cioè hanno una situazione soggettiva perfetta nei confronti dello Stato, nei confronti della Regione. All'interno, ripeto, del nostro programma è prevista questa misura che dovrebbe essere istituita nei primi 100 giorni della nostra presenza all'interno del programma. Quindi diventa sempre più una necessità a entrare col Movimento 5 Stelle in Regione. È di fondamentale importanza. Nessuno deve rimanere indietro. Grazie.